Io ce la sto mettendo tutta, te lo giuro! Ho anche spostato Black Cage a novembre perché così se non piove chi me lo viene a vedere, eh? Adesso sono oriente, con gli horror giapponesi, l'incasso è sicuro! Mi prendi per il culo? 400 euro sono! È un mese che dici sempre la stessa cosa, cammina! Guarda, con tutta la buona volontà, e adesso come adesso, io non posso farcela! Ma forse non ci siamo capiti, io non esco da qua fino a quando non tiri fuori i soldi! Dammi quello che c'hai, dai, dammi quello che c'hai! E quanto c'ho? Non c'ho niente, non c'ho! Mi hai detto qualcosa? Ma t'ho detto di aspettare fuori. Popcorn? Questo, 400 euro, non li sarà. Ne trovate giusto 50 al bar e 180 in una cartellina. Oh, ma quello è l'incasso di una settimana, mi serve, devo pagare la SIAE. Questi intanto li prendo io. Dammi qua! Sì, ma non bastano. Per il resto dei soldi dobbiamo trovare un accordo. Tu fai regista. Ma questa chi è? È un'amica mia, perché c'è qualche problema? Se fai regista, fammi lavorare nel cinema e ti facciamo lo sconto, altrimenti niente. Ti facciamo lo sconto? Oh! Che ne so, puoi venire qua qualche volta... Ti faccio vedere qualche film. Io non ho tempo da perdere. Devo lavorare e guadagnare dei soldi. E allora stai nel posto sbagliato. Guarda che c'è un sacco di gente che vuol fare del cinema. Ma io non sono come gli altri. Da noi le ragazze non lavorano, si sposano presto e fanno dei figli. Ma io voglio una vita mia, hai capito? È una zingara. Ah, sei una rom. Sì, mentre capisci come farmi lavorare, io mi prendo qualche DVD. Quali DVD? Questa fila qua. Tutti? Tutti, però sbrigati, se no torno con mia cugina a prendere il resto dei soldi. Andiamo. Questo parla di gitani, questa è roba tua, vero? Non lo conosco, sarà un altro che non capisce niente di noi. Certo che a 18 anni uno c'ha proprio la faccia tosta, eh? T'avevo sottovalutato. Mingherlina, piccolina, ragazzina, invece quando parti sei un rullo compressore, non ti fermi davanti a niente. E perché mi dovrei fermare? Ecco, appunto. Può darsi che con sta testa dura ce la fai te, sai? Ci ha fregato, ci ha riempito di giapponesi. Tu sei stato pure in Giappone? Il Giappone mi manca. Ho fatto Brasile, Argentina, Sudafrica, Australia vabbè un sacco di volte. Ora stai a Falchiera. Beh, ti devi abituare, La vita è una ruota, una volta stai su, una volta stai giù. Ma tra poco riparto pure io. Ma qui non è nessuno, non sei sposato. Ti capirai con sta vita da zingaro. Beh, se eri zingaro... Eri già nonno. Una madonna, dai, mica sono così vecchio. E vabbè, finirei 50 anni con un figlio invece di nipote. Io, alla tua età, avrò una casa mia, i soldi, due figli, un marito. Però uno che me lo scelgo io, uno che mi capisce. Non manca niente, mi pare, no? Uomo libero, con questa zatterina, te ne ritorni in Australia. Poi, questa è d'amore, secondo me ti piace.